conosco tutti. Quando Mario mi ha chiamato e mi ha proposto questa cosa, mi ha detto: ma secondo te Sambucci ospiterebbe? Guarda, secondo me sì, proprio per quello che diceva padre Giuseppe, perché c'è una spiccata cultura inclusiva. Il problema, come un po' ovunque, sono le risorse. E sinceramente, per quanto ci possa essere una cultura inclusiva, per quanto ci possa essere una dedizione all'inclusività, se non hai risorse poco puoi fare. Allora, io oggi sono qui, in verità non avrei potuto esserci perché a Roma si sta svolgendo il congresso della mia categoria. Tutti sapete che la mia professione ormai è fare il sindacalista, però sono talmente coinvolto da questo evento, da questa iniziativa, che probabilmente Mario mi tratterrò fino alla fine. Grazie. Mando un messaggio, ma lo faccio per me, non per voi, perché voi ne fareste sicuramente a meno, non ve ne accorgereste neanche. Saluto Minnucci, che voglio dire, in una precedente iniziativa che abbiamo svolto qui al Castello, sarebbe dovuto essere presente in qualità di consigliere regionale, quindi rappresentante di una certa politica, della politica centro-sinistra, quando noi abbiamo presentato un suggerimento di proposta di legge per i tumori della pelle. L'abbiamo fatto, c'erano diversi consiglieri regionali, il consigliere Minnucci fino all'ultimo sarebbe dovuto venire, poi era un po' anche lì, eravamo al centro di situazioni pandemiche, siccome doveva subire un intervento chirurgico, ricordo bene, mi scrisse e mi disse: guarda Paolo, con la morte nel cuore, ma non posso esserci. Noi però ci siamo conosciuti a Civitavecchia, a un'iniziativa WILL, e ho apprezzato il tuo discorso. Saluto l'ex sindaco, col quale mi scuso ancora per una gaffa che ho fatta in una precedente iniziativa. Scusa Dario, ma sono stato un po' troppo partigiano nei confronti di mio cugino. Abbiamo recuperato stamattina con l'abbattimento delle barriere architettoniche che sono innate. Perfetto, grazie. Allora, io ho scritto due parole che vi leggo, ma sono prevalentemente spunti per una discussione che ha bisogno di partire oggi qui da Sambucci, ma per essere una discussione costruttiva deve essere continuamente approfondita. Bisogna andare in pressing nei confronti delle istituzioni, della politica, affinché istituzioni, politica, ma anche gruppi imprenditoriali, singoli cittadini, chi più chi meno nei limiti delle proprie possibilità, possa contribuire culturalmente ed economicamente affinché queste diversità siano sempre meno sentite da chi poi le porta. Un ultimo spunto prima di leggervi: come dicevo, faccio il sindacalista. Mi capitò da segretario regionale di seguire sindacalmente i diritti dei lavoratori di una cooperativa cosiddetta sociale di gruppo CB, dove un terzo dei lavoratori per legge devono essere disabili e quindi per recuperare anche il loro ruolo sociale. Mario lo sa perché gliel'ho confessato tante volte, l'ho confessato tante volte a Maurizio. Quando ho iniziato a frequentare quel tipo di ambiente, quel tipo di lavoratori, alcuni soggetti così d'impatto mi mettevano anche a disagio, perché non sapevo cosa dire, come muovermi, proprio va sicuro un deficit totale, ma da parte mia. Quando ho iniziato invece a, diciamo così, prendere confidenza con questi stessi soggetti, mi sono accorto
che sicuramente era più quello che loro potevano trasmettere a me, piuttosto che quello che io potevo dare loro. Io regalavo loro, o quantomeno ci provavo, tutele dal punto di vista del diritto del lavoro. E credetemi, non lo faccio per biaggeria, ma c'era ben poco da tutelare, perché sono super tutelati all'interno di quegli ambienti. Però poi ho ricevuto tanta umanità, mondi che non ti aspetti, della serie, guarda che il disabile sei te, non so. Questo è poi il messaggio, e tu ti rendi conto che veramente con poco riesci a stabilire un feeling, perché sono loro che te lo consentono, non sei te. E comunque problemi legati alla disabilità sono problemi legati alla capacità cognitiva, problemi legati a malattie che so, respiratorie, cardiache, ma i problemi legati alla disabilità sono anche problemi fisiologici, di natura fisiologica. L'invecchiamento diventa una disabilità che più o meno auspichiamo di raggiungere tutti, ma che nella tarda età diventa una disabilità. E oggi parliamo di turismo, ma potremmo parlare di sociale in generale. Rimaniamo nel tema, il turismo è un diritto sacrosanto. È un diritto sacrosanto che tutti noi, abili e disabili, dovremmo poter aver garantito per tutta la vita. Non è giusto che la persona normodotata può farsi le ferie chissà dove e il disabile invece in quel luogo non potrà mai andare, perché mai si costruisce un territorio, un humus che renda possibile l'accesso a tutti. E guardate, non basta che un albergo o una location turistica renda accessibile e abbatta le barriere della propria struttura. Cioè, qui bisogna chiudere una filiera. Il turismo, la possibilità d'accesso turistica, mi scusi padre, non è solo l'accesso alla chiesa o poter arrivare alla cosiddetta piazza su in auto. L'accesso al borgo deve essere un accesso totale, facilitato da strutture idonee per questo, che in Italia soltanto in pochissime situazioni, abbiamo visto il video, forse ecco, quello è una location dove il turismo accessibile è possibile, ma molto probabilmente per opera di imprenditori virtuosi. Oppure leggevo, e lo facevo, sono onesto, proprio in occasione di questo, per essere un minimo più preparato, che Riccione, che è una località che tutti voi conoscerete, tutti noi conosciamo, si è dotata di strutture idonee e ha chiuso la filiera. E molte città della Riviera Romagnola lo hanno fatto, ma lo hanno fatto grazie all'intervento di una imprenditoria anche spinta dal guadagno, ma che va bene. Diciamoci la verità, esiste, come diceva il sindaco, una legge dell'89, ma anche la Costituzione parla di ugualità tra soggetti. Non basta non basta che sia la Costituzione o una legge a dettare le regole,
ci vuole la cultura delle regole, perché, e concludo, guardate, se un diritto è sancito dalla legge, ma non è esigibile, non è esercitabile, non è un diritto, e quello della diversità, purtroppo, e dell'accesso alle strutture, al turismo, è un... Ciao Maurizio, è un piacere. Ciao. E dicevo che tutto questo a sfavore dei diversamente abili esiste dal punto di vista normativo, ma è un diritto non esercitabile, perché c'è un'indifferenza da parte della politica, delle istituzioni, dell'imprenditoria e dei singoli cittadini che è disarmante. Qualcuno disse che ci si chiede sempre cosa fa lo Stato per noi. Non ci chiediamo mai cosa facciamo noi per lo Stato e per la collettività. Quindi io penso che tutti insieme, consigliere, dovremmo dare da oggi un impulso sostanziale, vero, tangibile, e dare risposte a questo tipo di interrogativi. Grazie.